Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovissimo episodio di WWE Supercard. Da qualche ora si è concluso l'evento squadra Road to Glory, ragazzi. Purtroppo non siamo arrivati a prenderci Kalisto, però comunque sì, abbiamo fatto una bellissima scalata fino alla carta Ultimate. E in questo momento c'è già l'hype, perché in questa pagina dovrebbe apparire tra poche ore, spero, l'immagine, l'icona della prossima Road to Glory di Kurt Angle, signori. Ci sarà proprio Kurt Angle e protagonista di questa nuova Road to Glory, appunto, per poterlo fare pro. E non vedremo, appunto, allora, c'è questo hype in corso di vedere il bel faccione di Kurt Angle che sfoggia le sue bellissime medaglie olimpiche. E per vedere soprattutto quali sono le carte SummerSlam. Sì, anche WrestleMania 23 potrebbe essere ancora utile, ovviamente. Ovviamente sia anche una diva, però la carta SummerSlam è quella che è proprio... Perché ovviamente vogliamo sapere qual è la carta SummerSlam 17 di questo evento, oltre a Kurt Angle ovviamente. E quindi dobbiamo aspettare un altro po', vedremo un po' se entro la fine del video apparirà l'icona della Road to Glory. Ad ogni modo ragazzi, che cosa è successo nel frattempo? Durante appunto la Road to Glory a squadre ho pescato un'altra carta, SummerSlam 17, veramente tostissima questa volta, non è Jason Jordan, è molto più potente questa volta. La nostra primissima carta freebie SummerSlam 17 è stata appunto Jason Jordan e subitissimo abbiamo fatto subito la pro di questo signore, ragazzi, e abbiamo già portato nel video scorso la carta a livelli massimi. Però purtroppo, questo dico purtroppo, in modalità classifica manca veramente uno sputo, ragazzi, per arrivare a SummerSlam 17 e più. Guardate quanto manca, le carte sono maxate al 100%, tutte quante, ragazzi, e sono le più forti che ho. Addirittura i supporti ho messo quelli più potenti che ho in questo momento. E probabilmente già con un supporto di livello per WrestleMania 33, oltre all'Ana che abbiamo già con la resistenza più 645, ci potrebbe far arrivare a SummerSlam 17. E mannaggia, ragazzi, una carta supporto per WrestleMania 33 io la usai per la camera di fusione, credo due fusioni fa, non mi ricordo, porca puttana. E purtroppo ancora non ci siamo, però se riusciremo comunque a prenderci il Kurt Angle dalla prossima Road to Glory, sicuramente questo problema non sussisterà più, ovviamente. Come vedete ragazzi, la camera di fusione è vuota, adesso andremo a riempirla. E l'ultima volta ho pescato un'altra carta WrestleMania 33 fusione, ve la faccio subito vedere ragazzi. Eccola qua ragazzi, Nia Jax WrestleMania 33 fusione. Quindi ragazzi, adesso ricominceremo il giro, anzi l'ho già ricominciato, dovremmo mettere a fondere se non sbaglio la carta super ultra rara, non mi ricordo, comunque adesso lo facciamo. Ci mancano le carte, però ovviamente adesso ho messo da parte le solite 50 per andare a farti un piccolo spacchettamento. E quindi comunque le possibilità di trovare un'altra diva sono maggiori, perché ovviamente adesso abbiamo Charlotte Flair, ovviamente da una vita l'abbiamo, abbiamo poi Asuka, abbiamo Alexa Bliss, Mickie James, e a questo punto ovviamente abbiamo anche Nia Jax, e potremmo in futuro fare pro se la prossima WrestleMania fusione sarà questa appunto. E adesso ragazzi vi faccio vedere qual è la carta che ho trovato nella draft board durante l'ultimo Road to Glory. Signori, nuova carta SummerSlam 17, eccola qua! Roma, signori, guardate che potenza ragazzi, non è ancora al 100% ma è veramente una furia questo signore veramente spacca tutto, il distruttore della WWE, signori, Braun Strowman, 39.000 a forza, 39.000 a resistenza, 38 velocità, 37 carisma, ma deve ancora crescere qualche incontro. Comunque sì ragazzi, spero di portare a livello pro il più presto possibile, tanto ci tenevo da parte. Sicuramente non credo di trovarlo in questa Road to Glory di Kurt Angle, perché ovviamente come ho già detto anche nel video, due video fa, cioè il gioco ti mette a disposizione delle carte di questo livello, SummerSlam 17 appunto. Però gradualmente, cioè non è che ti dà subito quella più forte, perché altrimenti è troppo semplice, no? Quindi gradualmente dalla più debole più o meno a quelle un po' più forti. Infatti abbiamo trovato Jason Jordan subito nel primo evento e l'avevo già un po' annunciato questa cosa, avevo detto magari lui sarà stato uno dei primi a farlo pro, infatti subito tac. E appunto, se non ricordo male, Braun Strowman nel tier WrestleMania 3 ci fu in una delle ultime Road to Glory a squadre, mi sembra, quindi... probabilmente non lo troveremo subitissimo, almeno che non lo troveremo un altro dalla draft board, oppure in altri eventi come potrebbe essere dalla Team Battleground oppure dalla King of the Ring. Dunque ragazzi, qualche video fa annunciai una specie di challenge che volevo fare con le carte di Brock Lesnar. Dunque ragazzi, sto mettendo da parte più carte di Brock per poterle mettere in un deck. Quindi 15 carte che metterò nella Royal Rumble, la chiameremo una specie di Brock Rumble Challenge o qualcosa del genere. Questo è il deck ragazzi, sto mettendo da parte tutte le carte dalla rarità minore a quella maggiore. Ci mancano soltanto due Brock Lesnar, abbiamo quello non comune, quello raro, super raro, epico e su via così, insomma ragazzi, anche doppioni ovviamente. Potenzialmente ce ne serviranno altri 4 perché potrei fare sia quello non comune che quello super raro pro. E quindi ci servirebbero altri 4 Brock Lesnar.
Però in questo momento cercheremo di trovare almeno altre due per completare tutto il cerchio di queste 15 carte della Royal Rumble Crisis. Royal Rumble, semplice. Così magari in qualche modo daremo importanza anche a questo evento, che non sto giocando tantissimo, siamo a 11.648 trofei da una vita fa, quindi vedremo se magari riusciremo a fare qualche match, quindi magari qualche challenge differente, vedremo un po', ragazzi. Dunque, cosa voglio andare a fare a questo punto? Voglio andarci a prendere 50 carte della draft board, l'ho messo da parte come al solito, anzi tra l'altro domani, anzi fra 15-16 ore, quindi comunque sì, domani, ci saranno le nuove carte della Money in the Bank. E credo che siano a questo punto le carte SummerSlam 17, ovvero i due wrestler che hanno combattuto nell'evento SummerSlam. Qui potrebbero essere, me ne so, AJ Styles e Kevin Owens. Secondo me potrebbero essere benissimo anche loro, perché è da un po' che non si vedono nella Money in the Bank. Comunque vabbè, può darsi magari già su Twitter ci sia scritto già qualcosa, non ho ancora visto. Ad ogni modo, ragazzi, andiamoci a spero vincere questo incontro. Ok, 1-0 per noi, Finn Balor non ci fa più paura adesso con la nostra Jason Jordan Pro. Attenzione, velocità The Rock vabbè, The Rock e John Cena, una coppia veramente vincente. Abbiamo portato a casa questo match, quindi ragazzi andiamo a prenderci tutte le carte. Speriamo di trovare qualcosa di buono, perché ragazzi, ovviamente io spero sempre di trovare la carta Reset, la carta SummerSlam 17. Ora anche un nuovo aggiornamento, soltanto i wrestler e le dive sono carte Reset, mentre i supporti e le carte miglioramento appunto non lo sono più, quindi magari potremmo trovarli potenzialmente anche 3-4 di fila. Ci vorrebbe un culo enorme, però vabbè. Andiamoci a prendere queste 51 carte e vediamo se troviamo anche qualche manager WrestleMania 33 che potrebbe portarci almeno a livelli SummerSlam 17 più. L'obiettivo principale sarebbe quello in questo momento, perché tanto non possiamo fare altro. E vabbè. E poi sperare di prenderci il Kurt Angle dal prossimo evento, così almeno non avremo più questo problema. Porteremo sicuramente il nostro deck a SummerSlam 17 più e avremo più possibilità, leggermente, però ci avremo più di possibilità appunto di trovare carte del nostro livello, insomma. The Rock! Eccolo qua, vabbè. Andiamo avanti, ancora 34 carte. Ultimamente non sto trovando chissà che cosa, Sto trovando carte rare più della seconda stagione che della terza. Di solito è così, però sto trovando parecchie, ma tante di quelle WrestleMania, SummerSlam, che magari se avessero un numerino accanto, o il 33 o il 17, sarei più contento. Però vabbè, ragazzi, staremo a vedere. Ovviamente se troviamo anche i nostri Brock Lesnar sarebbe tanta... SummerSlam, vedi, SummerSlam l'ho trovata, però questa è la 16. peccato, vabbè. Purtroppo non va bene così. Vabbè, ragazzi, ci sta. Comunque abbiamo, se vedete qua giù in basso, 73 cariche, che adesso andremo a mettere anche nella Battleground, così almeno ci caricheremo le nostre belle carte e vedremo. Penso comunque di arrivare almeno a 120 senza tanti problemi, e vedremo se riusciremo a vincere quest'altra Battleground. La scorsa l'abbiamo vinta sempre a livello SummerSlam 17, però purtroppo questa volta il pacchetto platino non è che ti dà la carta SummerSlam, cioè la carta del tuo livello sicura, no? Questa volta ti dà una carta da livello WrestleMania 3 a SummerSlam, più le altre due che sono altre o Ultimate WrestleMania, insomma così. L'ultima Battleground l'abbiamo vinta alla stragrande. Io ho trovato 3 carte WrestleMania 3. Io speravo, volevo che ci fosse una carta SummerSlam, invece no. Il gioco burlone ci ha dato 3, cioè il pacchetto, porca puttana, era un signor pacchetto, perché 3 carte WrestleMania sono buone, per amor di Dio, però ho trovato 3 carte pro, tipo un John Cena, che adesso ce ne ho 4 di John Cena, uno ormai lo voglio fare a questo punto. Poi oh, Rusev, sentivo un rumore strano, infatti è temprato Rusev, questa è la carta più forte che abbiamo trovato in questo spacchettamento grande, perfetto. Poi ho trovato un Dean Ambrose e l'altro un altro Undertaker, quindi adesso abbiamo, cioè, tutte carte possiamo fare pro, però a questo punto vorrei fare John Cena perché comunque mi piace, ce ne ho 4 e comunque è più forte di tanti altri show, quindi vabbè. Adesso non mi ricordo se è la Super o l'Ultra, vediamo. Carta normale, no, è l'Ultra rara, signori, perfetto. Perché Super Rara avevo trovato Alicia Fox, ci servono 640 punti, vaffanculo a tutto, io ragazzi ci butto dentro una carta più forte, so. Vai, sì, sprechiamo un po' di WrestleMania così, dai. Non c'ho voglia di stare a mettere tutte le carte, tanto va bene.
2 ore avremo questa carta e continueremo la nostra scalata fino alla prossima WrestleMania 33, ragazzi. Kurt Angle ci sei? Non c'è ancora, ragazzi. Peccato, peccato. E adesso andiamo nel Team Battleground a mettere tutte le nostre belle caricozze. Abbiamo 81 cariche. Queste sono le nostre carte, ragazzi. Abbiamo soltanto 3 Ultimate e poi tutto il resto carte pippone. Quindi vabbè, ragazzi, speriamo comunque di vincere anche questo, questo evento. Vediamo un po' gli avversari. Beh, stando alle carte, cioè stando all'immagine di profilo, sono un team scarso. Vabbè, ragazzi, è difficile basarci su questo fattore, però ragazzi, vedere un team con delle carte in questo modo confronto a un team così, cioè, ti fa sperare, insomma, no? Dice, nel senso, questi video sono team che saranno WrestleMania, SummerSlam al massimo. Cioè, vedi un team in questo modo, già ti caghi in mano, no? Ti vedi già il cagozzo quando trovi contro certe cose, insomma, no? Continueremo ad aspettare la nuova Road to Glory di Kurt Angle, ragazzi. Intanto posso concludere qua questo video. Come al solito, se vi è piaciuto, vi invito a lasciare tanti, tanti like. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!